Benvenuti, io sono Don Limberti e anche stasera si gioca a un horror. Visto il successo del video di ieri, Nine Child Street, oggi ne proviamo un altro di horror. Come ho detto alla fine dell'altro video, non sono uno streamer professionista né uno youtuber professionista, per cui io vedo di migliorarmi ogni video e se vi va di aiutarmi in questa nuova avventura semplicemente con un like, un follower o una condivisione, ve ne sono grato, perché purtroppo solo così in questo mondo si può andare avanti. Comunque, bando alle ciance, proviamo Night Shift, altro gioco che troverete nel link in descrizione, sempre dal sito itch.io. Questo è un remake fatto dallo stesso creatore del precedente. E vediamo un po'. La storia ci vede protagonisti, siamo una guardia giurata che fa il turno di notte in una fabbrica di bambole. Quindi iniziamo subito così, niente impostazioni, niente. Ok, abbiamo WASD per muoverci. Non si salta, non si crouch, non si corre. Va bene. Quindi. Troia subito. 30 secondi. Neanche nel gioco è già. No, complimenti per il passo pesantissimo della nostra guardia. Il gioco è fatto con Unity, come avete visto. La grafica niente di spettacolare paragonata al gioco di ieri, però fa la sua figura. C'è della lore. No, non c'è della lore. Ok, i bottoni, non c'è lo zoom col destro, niente. Quindi molto basilare. C'è un bel temporale. Workplace safety, allora la sicurezza sul posto di lavoro inizia da te. Ok. Chiave. Ok, col bottone sinistro si prende. Future sound. C'è una Pla Neptune, c'è un mix tra il Neptune della sigla PlayStation. Caputana, cioè aprirsi no, cadere sì. Salve. Beh, penso che questa fabbrica andrà in fallimento molto presto se queste sono le produzioni. Il mio falegname con 30 euro la faceva meglio. Quindi, quindi non si passa? Ah, di qua. Una chiave rossa. Va bene. Non c'è più il manichino. Cazzo.
Non voglio voltarmi. Non voglio sapere cos'è accaduto dietro di me. Dio santo. Vedo l'uscita. Oh sì, l'uscita. Vai. Diamocene. Porca. Prima di infarto. Cosa? Ma è sotto sopra? Sembra quasi quelle cose della polizia. Anche questo gioco non ha un cursore. Neanche un puntino, giusto per capire. Ma perché questa stanza è invertita? Donna, sto suono. Spero che lo paghino bene il signore qua. Toh, qui c'è qualcosa? Una chiave all'interno sopra una macchia di sangue, non è un buon segno. Quindi noi siamo venuti da qua, sì. Proseguiamo di qua. Sì, comunque questa è una fabbrica di bambole, ma a parte quelle schifezze all'inizio non è che se ne vedono. Cazzo le producono? Porca troia, porca. La cosa mi perplime. Forse è caduto qua. E mo? Torniamo indietro? Abbiamo fatto già il giro. Aspetta, di qua siamo venuti, ma non c'è più la porta. Ah no, è di qua, è stata bloccata. Ah, di qua. Ah, io pensavo fossimo venuti di qua, invece no. Va bene, su, facciamoci coraggio. C'è una chiave? Sì, però finora non ho capito cosa servono queste chiavi.
non ho aperto delle porte. Ah no, il muro è scomparso, adesso c'è una porta. Oh madonna. Ho paura di un altro jump scare. E anche stanotte lo si gioca. Aspettate un attimo che vediamo l'ora. 1:20 di notte. Cade anche l'accendino. È 1:20 di notte, l'orario perfetto per questi giochi. Cazzo, è una miniera, non è una fabbrica. Niente. Siamo in un ospedale, su una barella. Aspetta, se faccio original, quella era l'extended. Proviamo l'altra versione. Nell'original si parte da... Ah, praticamente si evita il passaggio dall'esterno e si entra già nell'azienda. Gold key. Ah. Ma forse qua ha più senso. Ah, eccola lì. Qua forse hanno senso le chiavi. Restate comunque dei brutti manichini. Non immagino chi vi compri, chi vi possa comprare. Ah, adesso ha senso, almeno ci sono un po' di pezzi di manichini in giro. Ah, ok. Porca puttana. Ok, questa versione è forse un po' più interessante. Ah, salve, lei non c'era prima. Ok, cominciano
apparire adesso i manichini. Adesso comincia ad avere senso la ditta. L'uscita. Ma ci servirà una chiave, esatto. Red key. Quindi dobbiamo andare a cercare la red key. Ah, ok, sono uno sporco. Vaffanculo, madonna, non si possono prendere a pugni. Siete? Ah, per cui non era una fabbrica di doll, di bambole, ma di manichini, probabilmente da arredo, forse per i negozi, anche se sono inguardabili. La red key. No! Io ho come l'impressione che prima o poi qualcuno di questi mi tira una manata sulle palle, che la metà basta. Salve. Io dico, questo è inquietantissimo, questo che si crede l'uomo ragno. Vabbè, io andrei verso l'uscita se non vi spiace. Quanti siete? Quanti siete? Oh madonna, adesso cosa succede? Manata. Manata. Salve. Oh, buongiorno, anche lei qui. Io andrei, se non le dispiace. Salve. Ah, che bello portare questi giochi. L'ho detto ieri, mi hanno dato il gioco di Shin-Chan così colorato, divertente, invece no, portiamo gli horror. Però sono veramente belli. Devo ringraziare il sito Itch.io perché... No! No! Dio santo! Oh, cos'è? Perché? Non sto facendo niente. Sta facendo tutto lui. Cos'è questo tipo, un filmato? Ma che dire? La tensione c'era, bellissimi i jumpscare della versione extended. Però mancava l'ansia dei manichini e la fine dell'extended non si è capita perché eravamo forse in una barella in un ospedale, non è che avesse molto senso. La seconda, quasi assenti i jumpscare ambientali del primo, ma con i manichini decisamente più inquietanti, le chiavi da prendere che servono effettivamente a qualcosa, ma e la fine che noi abbiamo finito il turno, per cui ci sta. Bah, nel complesso un'esperienza passabile, diciamo, d'atmosfera, d'ambiente, ma niente di eclatante. Comunque, se siete arrivati fin qui, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Io vedrò di pubblicarne uno al giorno. Adesso sto valutando anche se portare sempre in tema horror qualcosa di un po' diverso come le graphic novel, anche perché io, potete vedere in descrizione, sono disegno anche, per cui non mi dispiacerebbe crearne una. Per cui, che dire, ci vediamo domani con un altro video, sempre quello sicuro a tema horror, sperando che forse sia più spaventoso. Ma va bene, grazie a tutti e alla prossima.